Ecco che si inizia. Oh. Peccato che non puoi vedere. Ma tu puoi entrare un attimo in live perché ancora non ti faccio vedere Certo, il gioco. Voglio. posso entrare in live senza vedere il video e si vede la chat poi. Eh no, giusto un attimino per vedere il video. Che non ti faccio vedere Prince of Persia. Volevo mostrarti Ah, una cosa in webcam. ok. Tipo. Sì, lo Mi stai riesco a vedendo? vedere. Guarda che ho qui. Anello. A proposito, com'è la vita da sposato? Non è cambiato un cazzo, anche Cosa? perché. No, perché ti spiego subito. Perché io, essendo che da 4 anni che già convivo, mi sono già. Diciamo che ho fatto già la vita da sposato. Però senza sposarmi, e adesso che mi sono sposato, praticamente non è cambiato nulla. Però ti posso solo garantire che adesso mi sento un uomo più completo, per il semplice fatto, soprattutto un papà completo, perché avere una figlia e non essere il marito della madre di mia figlia. Mi portava ad essere incompleto. Quindi, adesso con questa unione del matrimonio mi sento davvero un papà a pieno. Quindi mia figlia me la sento proprio, come si dice? Non so spiegarti, però ha Più completizzato la tua, situazione. diciamo. Ma è mia, però, per dire, mi ha completato. È la parola più semplice e più diretta che si possa interpretare. Comunque, Grande Don, sono contento per te. ti Viva gli ringrazio. sposi. Ti ringrazio di cuore, carissimo. Grazie di cuore. E adesso niente, siamo di nuovo qui, giunti su Popcorn. Adesso puoi Sì, vedere solo la chat perché sto per mostrare il gioco. adesso prendete veramente i popcorn perché c'è da divertirsi. Sperando che dopo aver fatto una cerimonia in chiesa non debba, diciamo, interpellare le divinità che costellano i nostri cieli, quindi speriamo di non doverli tirare in Come hai causa. detto, non è cambiato nulla nella tua vita tecnicamente. No, non è Per cambiato niente. adesso. Ah sì, una cosa è cambiata, che il controller non era nel sistemato. Possibile. Azzo. Mi sa che si è bloccato tutto il gioco. Mi sa che si è Ah, non bloccato. sono solo io che ho messo in pausa lo stream. Ah, Ah. come? C'è una cosa Ah, io stranissima. vedo che si muove, cioè è fermo alla schermata iniziale, però vedo l'animazione, sembra tutto funzionare. E non si clicca sto maledetto. Ma che succede? Stai usando il controller? Stai usando la tastiera? Controller. Forse devi provare a impostare il controller. A volte mi succede che devo staccare e rimettere il controller da PC perché non reagisce. Dopo qualche tentativo funziona correttamente. No, ma si blocca ogni 5 secondi il gioco qua. Il Ok. gioco? Il gioco. Aspetta un attimo che lo chiudo. Lo riapriamo. E chi si è visto si è visto. Proviamo così. Chiudiamo Niente. il gioco e lo riapriamo. Come al solito ti ripeto, non è cambiato nulla, hai visto? Sempre problemi. Solita vita. Ah, oh, Dio mio. Presto che mi arriva l'ultimo componente del PC, così sta CPU invece di essere al 100% risulta al 20%. E che palle. Ma che palle. Ora, aspettiamo che si avvia. E già abbiamo perso 10 minuti. Un po' meno, forse.
Dipende da quando li hai calcolati. Per colpa di chi. Apriamo questo yuzu. Lanciatemi componenti! E si compone il PC nuovo. Immagini, si assembla tipo i Power Ranger quando si diventano giganti. Sì, tipo Megazord. Scheda video a me. CPU! Scheda madre. SSD! Go, go, Power Rangers! Go. Tra l'altro questo computer nuovo è la prima volta che uso una SSD, perché io ero rimasto ancora al vecchio stile dell'hard disk normale, quello classico che si è avuto sempre, quindi vedrò la differenza. Sì, la vedrai. Anch'io c'ho l'SSD. No, ma oggigiorno senza questi upgrade non si può più campare, quindi ho resistito abbastanza, ma adesso basta. Anche perché ci sono tanti titoli che ancora voglio portare e che non ho potuto portare a causa del basso frame rate dei videogiochi che avevo. Ok, torre del silenzio. Ok, adesso funziona. Ora funziona. Ah, ma tu stai vedendo? Te lo stai spoilerando? No, l'ho messo in pausa. E Ah. comunque era ancora la schermata iniziale. Bene. Ok. Diciamo, intanto ti sei spoilerato solo la schermata iniziale. Mamma mia, che spoiler. Tra l'altro il 15 maggio esce il nuovo Prince of Persia The Rogue, che tra l'altro è uno di Ah, quei The titoli Rogue che Prince of Persia. Bello, ma cioè, io l'ho è portato a occhi incredibile chiusi. che da quando Prince of Persia non usciva mai, adesso ne escono due in così poco Ma tempo. infatti ne è uscito proprio Sì. in pochissimo tempo. Sì, che poi se conti che prima o poi, chissà quando, dovrebbe uscire quel remake delle Sabbie del Tempo, proprio tripletta. I fan di Prince of Persia, tutti contentissimi, spero, perché ricevono roba a manetta. Spero di sì. No, però sì, io quello lo fa allora, quello che esce il 15 maggio io lo faccio ad occhi chiusi perché ha uno stile grafico, un genere che richiama questo qui, no? Devo dire che fa la sua porca figura e mi richiama tantissimo, cioè proprio mi viene assai voglia di portarlo. Quindi non vedo l'ora. Più giù. Quindi Sì. Finisce mo vediamo. un Prince of Persia e ne portiamo un altro. Ma sì, cazzo. Prince Ma of sì, Persia. quando ci capiterà mai una cosa del genere? Infatti. Ma Prince of Persia è uno di quei titoli che secondo me è stato sempre apprezzato come gioco in qualsiasi sua forma. Per esempio a me Prince of Persia anche nel video della mia top, no? Ho mostrato che anche Prince of Persia 2008 si è bloccato tutto. Che cazzo è successo? Se mi crasha Prince bestemmio. of Persia 2008 si è bloccato tutto. Si è chiuso! Si è chiuso, maledetto! Ma che succede? Perché si è chiuso? Si è chiuso il gioco. Sì, me lo sto riprendendo. Si è Si può chiuso? riaprire. Penso di sì, ma vediamo. Stavo dicendo, Prince of Persia 2008. Io l'ho apprezzato tantissimo come titolo. L'unica nota negativa è che il finale me l'hanno fatto a DLC. Cioè, tu per poter finire quel gioco, tu lo finisci, no? E dici, mo sembra un finale aperto, no?
E invece no, perché poi la conclusione viene svolta in un DLC a parte che devi acquistare, che io Sì. non ho mai giocato e mai non lo conosco, però lo stile grafico, le azioni, le cose che c'erano in quel gioco, stupende. Stupende, l'ho apprezzato tantissimo, come anche ho apprezzato Le Sabbie Dimenticate, che per molti è stato semplicemente un gioco che dici sì, vabbè, può continuare un po' la saga, cioè è di intermezzo, anche perché intraprendeva una storia tra Le Sabbie del Tempo e Spirito Guerriero. Diciamo che molti l'hanno criticato, ma io l'ho apprezzato tantissimo. Tutti i Prince of Persia, non c'è un Prince of Persia che dico non mi è piaciuto. No, tutti mi sono piaciuti. A suo modo Di mi sono sapere piaciuti. non fa, sì. E mi piace tantissimo lo stile di quello Wii, che tra l'altro l'ho scaricato perché lo voglio portare, perché me lo sono ricordato per la top e ho detto no, cazzo, lo devo portare. Bene. E c'è uno stile grafico, il modello del personaggio che richiama tantissimo i Due Troni e Spirito Guerriero rispetto alla versione per console. 360, PlayStation 3, eccetera, eccetera, PC, e lì aveva un modello un po' particolare, era differente da come lo conosciamo. Sì, certo, comunque al tempo in cui tipo facevano Prince of Persia 2008, i DLC erano un po' tutta un'altra cosa rispetto a oggi, cioè non erano tanto ben accolti i DLC perché sembrava tutto contenuto che veniva tagliato apposta dal gioco completo per Sì, ricavarci qualcosa in più, farti comprare di più. erano tipo. Sì, e Sì, infatti è stato criticato molto per questo. c'erano sentimenti molto più contrastanti rispetto a oggi per i DLC. Adesso, beh, a parte che è passato un po' di tempo e adesso i DLC sanno più o meno come farli bene in genere. Sì, infatti. Ma Ma ormai sono sì, all'ordine adesso del i giorno. DLC vengono visti come qualcosa che veramente serve al gioco per allungare, diciamo, la vita del gioco, nel senso escono i nuovi contenuti e la gente viene a giocare a quei giochi perché ci sono quei nuovi contenuti. Sì. Sì, adesso c'è questa concezione qua che i DLC estendono il supporto al gioco. Invece una volta quando c'era un DLC proprio veniva criticato perché non erano apprezzati Eh sì, una anche per volta. come facevano i DLC. Invece adesso, soprattutto i DLC dei giochi con online, per esempio Picchiaduro, lì se escono i DLC è una cosa buona, vuol dire più contenuti. Sì, infatti, tipo Tekken. Io mi ricordo che tipo Tekken 7. Lo giocai e dicevo, Sì. ma dove cacchio è Lei Wulan? Cioè, il mio personaggio preferito, Lei Wulan, non c'era. E infatti l'hanno aggiunto dopo con dei DLC, che secondo me, su questo punto un po', non è che mi è piaciuta la cosa, perché un personaggio principale non me lo puoi mettere come DLC. Potresti mettere personaggi alternativi. Nuovi o ospiti, Sì, tipo infatti, di come altre serie. Mortal Kombat tipo Sì. Terminator, queste cose qui, cioè sono state cose stupende, cioè a me è piaciuto. Comunque, c'è da Sì, dire comunque il gioco sta andando, sì. che. Sì, per il momento pare che stia andando. Tutto liscio, ok. E in Insomma, dopo. chat non vedo ancora nessuno. Nemmeno io. No, vabbè. L'importante è che ci sei tu. Io che non faccio niente poi. Questo No, vabbè, ma che fai? Giochi a Crash? Altro record? momento no, perché per
penso che ci serva qualcuno che vede la chat. Immagino che mentre giochi non la vedi tanto bene la chat. Dipende, ci sono momenti che mi fermo magari. Ma io qui non ho capito, è solo per prendere quella cosa, a sto punto me ne porto. Cioè, per prendere un oggetto che magari potrebbe essere anche un oggetto importante, io non lo so, però sti cazzi, devo soffrire per prendere un oggetto. Il completismo non è per noi. Almeno per questa situazione no. Mori. Per me è diventato un po' light la situazione, cioè per il momento non c'è niente che sia scomodo. Come magari un boss Ah, estremo. Hermes, Ciao buonasera, come carissimo. va? Tutto bene, tutto bene. Siamo qui giunti. Vediamo se lo finiamo. Bene, 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 mi fa Non piacere. c'è male, non c'è male. Ma vogliamo parlare di Mufasa? Te Ah, sì, Mufasa. lo sei visto? Ah, te lo chiede anche Hermes, come ti senti da neosposo, do? Guarda, ti dico la verità. Allora, ci sono due aspetti. Uno, non è cambiato niente. Ma nello stesso tempo mi sento un uomo completo, un padre di famiglia completo, per il semplice fatto che adesso posso dire che mia figlia ha due genitori che sono sposati, che secondo me è una cosa che ti completa. E niente, questa qui è la situazione, diciamo. Ho visto il trailer, l'ho trovato abbastanza cringe, è vero. E poi le corse tra due leoncini sopra gli ippopotami. Cioè, tipo, vogliono fare la stessa cosa di Simba. Voglio vivere come un re là. Guarda, vorrei almeno dire una cosa, almeno Mufasa non è un remake, è un prequel. Cioè. Ah, sì. Almeno questo. Almeno questo, sì. Diciamo, è qualcosa, non è semplicemente la copia brutta dell'originale. Posso dire il remake del Re Leone è tra quelli che mi è piaciuto di meno in assoluto. Ma perché praticamente rivivevi un qualcosa di già vissuto. Ma più brutto. Certe soluzioni stilistiche funzionano solo nell'animazione, è vero. Pi 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 voglio vivere come un Ah certo, vuoi diventare re perché sei principe adesso? re. Hai visto? Minchia, che coincidenza. È già Ah no, fratello il aspetta, fratello. questo protagonista non è il principe. No, no. Quindi Diciamo vabbè. che è complicata la situazione. Dovresti seguire un Sì, po' non di. me la spiegare, la No, capirò giocandoci. no. Certo, certamente. No, ancora non l'ho affrontato perché devo suonare le campane. Ding dong, dan. Me ne manca una. Non sapevo che questo Prince of Persia fosse anche ispirato al gobbo di Notre Dame. Hai visto, devi suonare altro che San Marcello. Chiamate Quasimodo. Di campane se ne intende. E Frollo diede al bambino un nome crudele, un nome che significa formato a metà. Quasimodo. Quasi a modo. Muoviti. Aia. Aio. Aio.
Vogliamo ricordarci il... Frollo, da piccolo ridevo sempre quando lo sentivo, non ricordo il perché. Boh, era piuttosto inquietante come personaggio. Ma qui devo contare qua. Frollo. Aio. Io che mi ricorda Earthworm Jim e Sì. tutto il tempo che ci abbiamo passato per finirlo in una serata da pazzi. Il nome gli faceva venire in mente i frollini. Ok, sì, questo è comprensibile. Storia che quella è bella la bestia. Ma qua sotto che cosa c'è? Non l'ho visto ieri. Ah, la campana, vedi, questo non la suonavo. Non odo Anthony o sbaglio? Sì, Anthony al Antonio, diciamo. momento non c'è ancora, penso sia ancora stanco perché lui c'era con Domenico nel giorno del matrimonio e adesso si è fatto tutto il viaggio Di fino a ritorno. casa e adesso sarà stanco. Però non vuol dire, eh. Può darsi che... Chissà, magari. Crash Bosch. Cosa imito? Quello è l'orso di Crash nei livelli con gli orsetti polari. Crash Crash Finch. vince. Mi piaceva la canzone. La musichetta dei caricamenti. 3, 2, 1, via! Tu hai perso. E poi ci starebbe un remake di Crash Bash online. Forse Scusa, ma un giorno. mi resta ancora un'ultima campana.